Ok, sono pronto per partire. Allora, zainetto ci va, che c'ho il coltello di Rambo, la bussola. Poi ci vuole il cavalletto, che fa vedere così. Poi ci va la fotocamera, così, con il super grip macro. Questa bisogna tenerla così. Poi ci va, si appesantisce la cosa, questa borsina dove terrò fotocamera e poi il flash macro, tutti gli accessori, che questa si mette qui da qualche parte, a meno che, vabbè, dopo si aggancia qui, a meno che, no, ci vuole anche questo, però se uso il flash non si può usare il mega hood parasole, quindi il parasole lo prendo lo stesso, però allora si miglia così, se la si fa, sono solo 6.000, non sono pochi, ma siccome vado lì più che altro per fare foto di ragni, non faccio tutto, un'altra volta magari faccio tutto il giro. Allora, fammi pensare, perché io ho anche quest'altra borsina. Il problema di quest'altra borsina, che non è male, c'ho tutte borse, c'ho 20 borse. Questa qui l'ultima che ho comprato, molto bella, Low Pro, è solo che non ha il buco per tenere l'acqua, che io ho l'acqua e qua non ce l'ho, adesso vedrò che l'acqua sì, la posso mettere dentro, ma non vorrei che dopo si fa condensa, bagna tutto. Allora vado, poi vediamo. Ok, sono entrato, c'ho la mappa. C'ho 20 kg di macchina fotografica e accessori. Ah, adesso sì che si cammina bene. Ecco, mi sono andato a comprare anche questo qui, perché se c'è una bella ragnatela di banana spider, ci vogliono le goccioline. Ne avevo alcune a casa, ma erano sporche. E poi avevo messo dei veleni dentro per le piante, allora ne ho comprata una nuova, così il ragno è felice. Porca puzzola, 5 minuti che sono qui e già mi scappa di andare al bagno. Bello però, c'è anche i ponticelli, sono anche i coccodrilli, no, non ci sono. Siamo arrivati al Fiumiciattolo, adesso tornerò indietro, di qua non si passa. Meglio non sporgersi troppo, il coccodrillo è nascosto. Allora, un po' di qua, ecco, mi sono già perso, no scherzo, lo sapevo che arrivavo qui a questo fiume, cioè, sono mappato. Che fa, dorme? No, leggo, che film è? C'è una cavalletta enorme. Ho fatto la foto. Ok, qui c'è la deviazione per fare il mega giro. Mamma, è sembrato abbastanza semplice arrivare qua. Allora andrò. La foresta si muove. Che film è? Allora. Farò il giro mega da 6 miglia. Comunque si possono incontrare cervi, bobcat, che sono linci, sono delle specie di ciuscacci un po' più grossi, niente di che. Poi orsi polari, coccodrilli e un sacco di altre cose molto buone. Ok, sono arrivato alla fine, adesso devo tornare indietro. Ci ho messo 1 ora e mezza, 3 miglia. Ho trovato una cavalletta morta, porto a casa. Anzi, mi devo ricordare di prendere uno scatolino, se trovo delle cose da portare a casa. Ci ho trovato uno scatolino piccolo, però. Il flash non l'ho usato per niente, e neanche il cavalletto. E neanche ho trovato un ragnaccio. Pensa a te.
cioè i ragni pullulano, adesso che devo farci una foto, neanche uno, ovviamente. Ho trovato una penna, ma non pensare, secondo me il cavalletto non lo porto più se devo fare hiking, troppo impegnativo aprirlo. Farò, c'ho pure i batecchi per l'hiking, ci metto una vite sopra e lo faccio da monopiede, molto più comodo. Il flash secondo me anche lì è impegnativo, cioè a meno che sei fermo, tutti sono fermi, allora inizi lì a spataccare un po', allora sì, però se devi camminare e non hai tempo di fermarti, allora è scomodissimo. Ci sono delle orme ancora fresche, sembrerebbe un cane, però potrebbe anche essere un altro animale, un cervo. Se è un cane abbastanza grosso, tipo alano, ma potrebbe essere un cervo, sicuramente un cervo. Ah, ma i cervi non hanno gli zoccoli come i cavalli? E allora potrebbe essere un bobcat, un bobacat, non so. Sono nella zona bianca di nuovo, la zona gialla era quella lassù, lassù. Allora, ho ripensato, è un coyote, che è come un cane, e poi sono molto buoni da mangiare. Che bobcat è più gattoso, quindi non so, sa più coyote. Ah, che male, ai piedi, alle gambe, ce l'ho fatta. Allora, statistiche sono, torno indietro, 6,8 miglia in 2 ore e 40, velocità media 2,5. ho sbagliato strada al ritorno, c'era il passaggio del Gandino, però praticamente ho fatto la stessa strada all'andata, così. Aspetta, rimpicciolisco che si vede meglio, ho fatto questa, tutto lì 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 lì. Allora, l'applicazione che uso si chiama, non mi ricordo come si chiama Easy Trails, costa $2, troppo. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.